Allora, per darvi delle informazioni importanti, voglio partire nuovamente dalla lettera che ho ricevuto dal Segretariato Generale degli Affari e Giustizia della Presidenza della Repubblica. Questa famosa lettera che vi faccio vedere, eccola qui. Datata il 24 di aprile del 1923, è ancora praticamente allo stato iniziale, quindi si sono veramente dimenticati di noi. Le dico subito, qui c'è scritto: Gentile signor Corbelli, rispondo ai messaggi di posta elettronica da lei inviati al Presidente della Repubblica. A riguardo devo farvi presente che in considerazione dei molteplici impegni istituzionali il Capo dello Stato non può accordarmi udienza. Con i migliori saluti per il direttore d'ufficio, la dottoressa Rosanna De Rosa. Cara Rosanna De Rosa, evidentemente voi avete dimenticato questa lettera e questo incontro di udienza, perché, come avete già detto nel corpo della lettera, precedentemente, per almeno 2 anni prima, voi già eravate a conoscenza dei fatti attraverso le numerose email, come scritto qua, risponde ai messaggi di posta elettronica delle via del Presidente della Repubblica. Perciò, a conoscenza dei fatti, gravi fatti di cronaca, violenza sulle donne e mafia, il Presidente della Repubblica ha pensato bene che il nipote di una vittima del terrorismo, Giorgio Corvelli, ucciso il 28 gennaio del 78, dove ogni anno deposita la corona d'alloro, era bene non sentirlo, tanto già sofferente e già con del sangue versato. Bene, a questo, come voi sapete, io ho fatto seguire una querela, che è questa qua. Eccola qua. Questa querela, questa volta però, riporta anche quindi una richiesta di risarcimento danni, perché dopo che ho chiesto lo stato di messa d'accusa del Presidente della Repubblica, diciamo volgarmente l'impeachment, rivolto al Parlamento, non basta. Adesso dovranno pagare anche i danni, e mi sembra giusto, danni proprio economici, materiali, immateriali e tutto il resto. Infatti nella lettera, nella querela, c'è scritto così: il sottoscritto Alessandro Corbelli, invalido, malato di tumore, stanco di essere umiliato, ridicolizzato e leso nei miei diritti costituzionali e della personalità, per non voler procedere con le indagini preliminari necessarie all'accertamento dei fatti criminali già da me e la signora Irene Palacino, mia custodita, ampiamente esposti e verificati, informazioni queste rese ed utili per individuare i responsabili dei gravi reati commessi, già in gran parte indicati, e poterli punire quindi come previsto di legge per gli stessi accertati reati. Ora, perché per questa vostra negligenza intenzionale siete stati dal sottoscritto Alessandro Corbetti già regolarmente messi in mora per tutti i danni materiali e immateriali che tale vostra negligenza ci ha procurato, il sottoscritto Alessandro Corbetti e la signora Irene Palacino stessa, da voi entrambi gravemente danneggiati nella salute, nella libertà, nella mancata giustizia, eguaglianza, responsabilità genitoriale, nei diritti della personalità, nella salute, nella libertà e nel nostro diritto ad una vita pacifica e democratica, come stabilito dalla Costituzione. Avvisiamo che se trascorsi 30 giorni a far data dalla presente, e della data del 31 luglio, quindi finirà a fine agosto, non saremo stati ancora ascoltati, nonché sanati delle ingiustizie subite a causa della vostra negligenza intenzionale, sottolineo, ci vedremo costretti ad aprire le vie legali per vedere tutelati i nostri diritti e procederemo con la ratifica della prevista istanza legale di richiesta d'anno. In allegato, deposito le querele ratificate ai Carabinieri Legione Toscana di Semproniano, più la lettera degli avvocati dell'ex marito mafioso e violento, con esplicita minaccia, più la lettera di rinviato incontro con il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, a conoscenza dei fatti, più lettera recapitata al dottor De Falco, dirigente Digos Pesaro, più lettera inviata al Papa Francesco, anche lui a conoscenza dei fatti. Numero dei fogli negati 31. Pesaro, 31 luglio 2024. Caro Presidente Mattarella, siamo stanchi. La legge deve poter funzionare e svolgere le funzioni di giustizia per tutti noi cittadini italiani.
La vostra negligenza intenzionale, quella che permette ai criminali mafiosi di essere ancora a passeggio o ben sdraiati su un lettino ai raggi del sole in riva a chissà quale mare stupendo d'Italia o del mondo, noi invece siamo ancora qui, malati, con dei tumori, senza essere ricevuti ed avere giustizia. Questo è troppo. Che i mali della giustizia siano in lunghi tempi è risaputo. Ma che addirittura ci sia una negligenza intenzionale e non si voglia ascoltare chi ha da citare fatti, nomi, cognomi di criminali mafiosi e violenti, questo non è sopportabile. Noi sono 3 anni che subiamo danni, minacce e intimidazioni. E ora vi fa la finita. Vergognatevi! Basta! Non se ne può più! Adesso! Con il mio docufilm che trasmetterò nella sala teatrale del Teatro Ettore Petrolini a Roma, Testaccio Trastevere, ci vedremo il 24 settembre. Porterò tante carte bollate e intimidazioni e voi pagherete quantomeno la gogna davanti a tutto il popolo italiano. Vergognatevi, assassini, criminali, mafiosi!